Velocissimi. No, perché io alle 9 sono Real Madrid Inter. 10 giorni fa abbiamo intervistato Giuseppe Zuccatelli, confinato nella sua casa di Cesena col coronavirus. 11 anni di commissariamento della sanità calabrese hanno migliorato o peggiorato la situazione? Il miglioramento è oggettivo, non si può dire che non c'è stato un miglioramento. Glielo rappresento come un'immagine, non è una battuta. Esiste la contabilità economica, la contabilità finanziaria e la contabilità orale. Era la contabilità che era presente 11 anni fa in Calabria, cioè era difficile, problematico avere un dato significativo corrispondente alla realtà. Per Corigliano Rossano è un giorno storico. Dopo 13 anni di attesa, oggi c'è la consegna dei lavori per la costruzione del nuovo ospedale della Sibaritide. Responsabile di questo progetto è il dirigente regionale Domenico Pallaria. Era il capo della protezione civile, ma si è dovuto dimettere a causa di questa intervista. Se lei mi dice che cos'è un ventilatore, io non le saprei nemmeno dire. Di ventilatori polmonari Pallaria non sapeva niente, ma i più importanti progetti di edilizia sanitaria in Calabria passano dalle sue mani. Lei è il responsabile unico del procedimento per la realizzazione di questo ospedale. Questo dell'ospedale della Piana, quindi Gioia Tauro, e dell'ospedale di Vibo Valentia. La storia di questo ospedale parte nel 2007 con un'ordinanza della protezione civile, come negli ospedali della Piana di Gioia Tauro. 344 posti letto, sarà un ospedale all'avanguardia, dicono un polo sanitario di eccellenza nel quale confluiranno sulla carta le professionalità dell'ospedale di Corigliano e dell'ospedale di Rossano. Di che investimenti parliamo? Quanto costano questi tre ospedali? Sono 650 milioni di euro ciascuno. Ciascuno, quindi sì. 450 milioni di euro. Sì. Ancora non abbiamo erogato un euro. Ecco. Senta, però non avete erogato un euro, però è vero che l'avete inaugurato 4 volte questo cantiere. Abbiamo stralciato delle opere, no? E quindi quello dava come se fosse l'inizio effettivo. Quindi ogni stralcio un'inaugurazione. Ora abbiamo finito con gli stralci. E anche con le inaugurazioni. Sicuramente sì. Ma mentre qui si festeggia, nel vecchio ospedale di Corigliano Rossano la situazione è questa. Purtroppo sono da stamattina in questa tenda, che è praticamente una tenda per sospetto Covid. Sono in una situazione precaria. Ho dovuto fare pipì in questo barattolino. Purtroppo ho una polmonite, da quello che mi hanno riscontrato, e mi hanno parcheggiato da stamattina qui dentro. Mi hanno gentilmente concesso una stufetta. Non possono indirizzarmi verso il reparto Covid perché non c'è la conferma da parte di un tampone che affermi che io sia positivo. Questo video è stato girato da una persona rimasta per ore in una di queste tende della protezione civile che vi abbiamo mostrato la settimana scorsa. Gli operatori del 118 si sanificano come possono nel bel mezzo del parcheggio dell'ospedale. Ma chi ha deciso che un ospedale già al collasso potesse tenere insieme pazienti Covid e no Covid? La risposta è in questo documento che vi mostriamo in esclusiva. Si prevedono 30 posti letto dedicati ai malati Covid e 6 terapie intensive in più, peraltro mai realizzate. La firma della delibera è dell'allora commissario straordinario dell'ASP di Cosenza, Giuseppe Zuccatelli. Eppure, il ministro Roberto Speranza, che lo ha appena nominato nuovo commissario ad acta della sanità calabrese, sugli ospedali misti Covid-no Covid, la pensa esattamente all'opposto. Metteremo molte risorse per rendere permanenti i cosiddetti Covid hospital, e cioè delle strutture, dei presidi sanitari che devono essere dedicati solo al Covid, perché abbiamo visto in queste settimane come gli ospedali misti tendono ad amplificare i contagi. Avremmo voluto risentirlo dopo la nomina a commissario ad acta, ma Zuccatelli non ci ha più risposto. Zuccatelli, sia cortese, dia una risposta almeno ai calabresi. Travolto dalle polemiche per i video in cui mette in discussione l'utilità delle mascherine per difendersi dal Covid. Le mascherine non servono a un cazzo, ve lo dico in inglese.
Finalmente, mercoledì mattina alle 7.36 ci ha mandato un messaggio, anzi un link a questo articolo di Imola Oggi, che parla degli effetti collaterali delle mascherine.